Che stai facendo? Sto cercando di lanciare Bart sul tetto, ma mi è rimasto incastrato sull'albero. No! Marge, dov'è il mio fucile a pallini? Sull'albero! Giusto. No, la guancia buona! Solo, tagliato fuori dal mondo. Stai scherzando? Questa bellezza mi ha reso più popolare che mai. Il palloncino Bart, ti trovo bene. Chiamami. Il palloncino fa brillare ogni cosa. Non puoi immaginare come vedo quel tramonto. Quello non è un tramonto, è un uccello in fiamme. Punti di vista, cucciolona. Oh, quanto vorrei un posto tutto mio. Nessuno mi vuole più con sé. Conosco un modo per riconquistare i compagni a scuola. Davvero? È fantastico. Qual è? Basterebbe fare uno scherzetto al direttore. Però non posso farlo domani. Ci sarà un'assemblea in suo onore. Abbiamo un paio di cosette da tramare. Vieni nel mio ufficio. Hai sganciato? Sono stato io. Come riconoscimento dei suoi 20 anni nella veste di direttore ad interim, è con immenso piacere che inauguro il parcheggio Seymour Skinner. L'ho tirato a indovinare la data della mia morte. Per una volta non puoi fare buon viso a cattivo gioco? Quando cominciai mi dissero: sei bravo, Seymour, sei bravo da targa. Bene, oggi lo posso ben dire. Lo sono e come. 3, 2, 1. Grazie. Ora risponderò alle domande preapprovate fatte dagli studenti modello. Ce l'ho io una domanda per te. Come osi vestirti di bianco? Ho saputo cosa fai di notte. Guardie. Toglietemi quelle mani di dosso. Martin Prince, quotidiano quarta elementare. Che ne direbbe di una foto di lei e la torta per la cronaca mondana? Normalmente non mi avvicinerei a una torta gigante di cioccolato col mio abito da cerimonia, ma con Bart Simpson ben incapsulato mi sento più che al sicuro. Sono stato umiliato, stra-umiliato.